prendi 5 registrazioni del... Eh sì, e ci sparano. Ecco, cos'è? Penso io al meglio. Ehi, amico, quella è una bellezza! Il mio runner non è la ragazza più bella al ballo, ma soddisfa ogni tuo desiderio. E non dimenticare di darci dentro, solo così capirai. Aspetta. Perché la gente viene sempre in catch a ride di scooter. Quale hai preso? Uno o due, tu? È uno. Di rilassarsi guidando un po'. Mi ricordo era di qua? Sì. Menti, che audio. Dove va? Ecco, guarda, va. E allora? Pure qui, è su Rocket, a terra. Orca. A parte che dobbiamo investire, tanto per. Ah, beh, giusto. Vabbè, tra me ci sono molti, uno di te. Ah, porca puttana. Porca puttana. Ma... Oh, vedi. Edoardo, ma lei cosa fa? Ma lei salta senza di noi. Ehi, sono da solo, che devo fare? È schifoso, lo dica. Io sono... Bello. Certo. Ci ha pensato, capito? Ho pensato un attimo e ti aspetto. Ah, qua se si... Porca... Ha voluto fare... Se si travolgono i nemici si one-shottano. Beh, è vero. Vabbè, ma non è possibile. Lei va dove vado io. E non li prende neanche, eh? Beh, grazie, se mettete davanti. Devo andare piano piano. Finiti da uccidere. Abbiamo finito. E mo? E mo dobbiamo aprire le registrazioni. Porca puttana, però non è gestibile la cosa qua. Lo fa apposta lì. Però queste macchine sono molto poco resistenti. Allora, interruttore cancello è trovato. È abbastanza realistico. Andiamo all'interruttore, Edoardo. No, aspetta, non abbiamo finito qui. Cosa c'è da fare lì? Registrazioni. Non era qui? No, ma non potete esplodere la macchina. Bene. Tocca fargliela a piedi. Perfetto. Perfetto. Uccellini. Io sento dei... Provini della casa. Lei cosa sta facendo? Siamo sicuri? Che non dobbiamo aiutare. Aspetta un po', Beh, seleziona un attimo la missione delle registrazioni, credo. Vedi? Sono dall'altra parte. Non era là qua, questa era un'altra missione qua. Dovevano attivare le palle. Questo è questo oggetto blu. Qua davanti c'è un oggetto blu. Un oggetto blu. Sì, il coso per le granate. Lo prenda. Bravi. Cosa? Intanto mi fotto le robe qua a terra. È fottano. Avete voluto lasciarmi indietro? Di certo in treno non si passa lì. No. Ma vedi, c'è una cassa, vedi? Ah, vedi. Sì, può prendere e dare a noi.
Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, uno sniper! Attaccate a cazzo! La mitragliatrice non prende niente. No, no. Allora, adesso facciamo una bella cosa. Ehi, perché? Ma che ho preso? Bene. Ma sai, questo l'ha lasciato Edoardo? Sì. Sì. Senti questo! E lei l'ha raccolto. Allora, facciamo così. Saliamo. E prendiamo la registrazione. E andiamo a prendere due macchine. Sperando di trovare riuscito. Patrizia. Tecnologia che molti credono l'abbia resa la superpotenza di oggi. Fare una simile enorme scoperta qui su Pandora è altamente improbabile, ma i miei benefattori vi credono abbastanza da sprecarci il mio considerevole talento. Sono qui da appena 3 ore, mi sono già convinta che questo pianeta sarà la mia morte. Gli scienziati non dovrebbero andare a caccia di miti e leggende. Arriviamo, Edoardo. Ma mette là il catch. Dovete tornare indietro, sapete? Eh sì, vabbè, ne siamo venuti con la buona intenzione a recuperare. Vai, vai, avanti, avanti, avanti. Questo cancello si apre mo? Volendo? Sì. Un palestrato, capotano. Che ho? Palestrato. Ma se vado sotto? Peccato. Bene, perché non ritorni? Ho qualcosa per te. Aia, Vuole che l'alziamo? Aspetta. E allora... Oh. Oh, no. Ah, un po' di scudi e altri. Guidi. Ah, guido io? È un grosso compito stavolta. Ice. Puttana. Hai visto, hai visto. Ah, non è acqua, non è qua, non è qua. Aspetti, porco. Guarda, le macchine già non c'hanno una fisica. No. Al dottor Z. Ma perché hai tolto la registrazione? Perché abbiamo attivato il cancello. Qua non c'è nulla, eh? No, che è questo. Raccolta dei cristalli elettrici, difficoltà impossibile, la prendiamo lo stesso perché... Vabbè, la prendiamo. Tutta la sua famiglia e ci ha fatto una... Allora abbiamo un bravo ragazzo. Terzo slot per le armi. Per dirvelo. Inizia a buttare un po' di schifezze varie. Ma c'è uno shotgun migliore? Butto tutto addosso a lui. Ha qualcosa di cui noi abbiamo bisogno. Quindi seleziona l'altra, la cosa delle distrazioni. E ha fatto cose terribili alla gente di Firestone. Fai quello che va fatto. Ok. Dove si va? Dove si va? Non mi ricordo un cazzo. Guarda, basta che guardi la mappa. Mi sa che stava là dentro? Vuole fare il giro. Vadi, vadi, scenda. Oh, ma porca puttana, scenda stamattina. Quarantatreesimo giorno su Pandora. O almeno credo sia il 43esimo giorno che sono qui.
Ah, vedi. È difficile abituarsi a questi cicli lunari. La rotazione giornaliera del pianeta dura 90 ore. Gli abitanti la faremo? Vada. Sono i più ignoranti dell'intera galassia. Quando faccio qualche accenno scientifico a cose tipo la cripta, replicano con sciocche cantilene da Aia. Ma vai improvvisamente. Aia. Non è il pirata della strada. Ho pirata molto pirata io. Al cervello e non sono in grado di sostenere la mia presenza prolungata. Se credessi all'inferno mi chiederei quanto ne visti Pandora. Ironicamente, se ci credessi non sarei molto diversa da tutti gli altri. E che era? Ricordo. E allora? Era sopra? Stiamo aspettando, scendi da casa. Sì. Era sopra. Porca puttana! Arrivano i soccorsi. Aspetta un po' con il clacson. Mi sono svegliata sperando di aver avuto. Mi sembra più una sveglia che un clacson. Oggi abbiamo impiegato più di 36 ore a spostare il nostro accampamento più vicino al sito degli scavi, solo per cadere in un'imboscata della fauna locale, affamata dopo una lunga ibernazione. Metà del mio staff è stata mangiata viva o uccisa dagli skek. Io sono sopravvissuta nascondendomi sotto un collega che uno skek stava divorando. Si chiamava Carl. Le mie emozioni sono come attutite, non ho pianto per nessuno. Fermi, si fermi! Anzi, a dire il vero, l'unica emozione che ho provato ecco. È stata la gioia. I canarini. La gioia perché la sua sedia è sempre stata canarini. Munizione. Una cosa degna di nota. E butto, lo prendo al volo. La mia sempre minore sanità mentale ben si sposa con quella della popolazione del sito dei locali. Le nostre indagini sui simboli e sui disegni del sito ci hanno finalmente fornito la prova certa dell'esistenza di vita aliena in passato qui su Pandora. I festeggiamenti tuttavia sono stati piuttosto sottotono perché siamo rimasti solo io e i due colleghi e quella grassona di scimmie. C'è lo skeg alfa livello 12 qua dietro. Mi hanno sempre detto che le scoperte scientifiche richiedono sacrificio, ma solo ora capisco cosa volessero dire. Parte all'avventura. Oh cazzo. Oh cazzo. Ah, Cri, attenzione dietro. Aspetta. Voglio vedere il sangue. Non costringermi a tirarti su ancora. Guarda là, aspetta. Bene. Aspetta. È morto? No. Munizioni a zero. Raga, non gli faccio nulla. Io tocco 4. Io gli faccio 60 e non levo nulla. Ma si è buggato. Livello 14. Sì. Ma non si è buggato più, guarda. Non è questo lato qua, è un altro lato. Questo shotgun non lo posso vedere. E comunque le armi iniziali di Borderlands fanno tutte quante.
Mamma mia, quanto sono lente ste run. Meno male per noi. Aia. Non era qua, era sopra. Io... L'audio delle runner mancante proprio. Aia! E la mando. È uscito Babbo Natale. E non l'abbiamo preso comunque. Era riuscito ad ammazzarlo. Appena in tempo. Avanti, cammina. In piedi, soldato. Lo serve dell'energia. Servono munizioni. Ah, così. Non mi serve. Non è la re, se riesci. Se riesco. Gli uccelli, mannaggia. Sta succedendo. Come mai siamo così di dislivello di brutto? Ma purtroppo siamo in tre, cioè quello è il problema. Lo sai che Borderlands più si aumentano i giocatori, più la difficoltà diventa di... Sapevi che Chef Sanders ha dell'altro lavoro per te nelle aree Badlands? Ma sul 2 trovavi più duri. Ma sul 2 è semplificato purtroppo. L'uno aveva di grandissimi difetti. Infatti nel 2 è stato migliorato, però... Dai, guarda, Non riusciamo a piazzare la registrazione, puttana. Porca puttana! 172esimo giorno. Sali. Una persona di Cime è stata schiacciata dal crollo di alcune rovine aliene. Non è morta subito, mentre sputacchiava vari fluidi e bile mi ha implorato di non farla più soffrire. Facci rapporto. Ho evitato perché era l'unica persona ancora viva oltre a me. Dove si va? Non. Ho cercato di godermi quello scambio, facendo finta che fosse una conversazione. Lo prenderemo. Perché sapevo che dopo non ne avrei avute altre. Quando alla fine mi sono decisa a strozzarla per tornare alle mie ricerche, ho notato che si era pentita della sua decisione. Ecco, grazie. Gli Skaga attendevano un parto del genere da tempo. La notte non andranno a letto senza cena. Lo facci. Lo faccio. L'ho fatto. Migliora ogni minuto che passa. Oh.
Quindi? Vai al Zenfiel Substation e prendi la chiave della miniera, ok. Livello 10 a me, porca. Quello là della raccolta a meno di no adesso. Allora? Ancora. Oh. Dov'è lei? Giù. Ah, la picchia. Ma non l'ho vista però solo passare. Oh, guarda, Owen. Vado via come una anguilla. Faccio vedere l'angolo. Allora